Ciao amici, eccoci di nuovo a un unboxing e anche stavolta apriamo un Legacy Deluxe. Stavolta è il turno di un Decepticons, ovvero... Sì, e questo nome è Dragstrip. Dragstrip, mi piace il tuo accento perché lo pronunci molto meglio di me. Dragstrip! Come ho già detto, per Kickback i box di Legacy sono stupendi, le illustrazioni sono bellissime. La prima volta che tutti abbiamo visto questo Decepticons ci siamo chiesti: strana questa scelta, incominciare una serie Legacy da un personaggio che è effettivamente un combiner. E qui non lascia adito a dubbi. 1 di 5. Stiamo aspettando l'arrivo di Menazor. Quindi siamo curiosi di vedere gli altri e siamo curiosi di vedere questo Dragstrip. L'abbiamo già visto anche l'altra volta, andiamo a vedere le caratteristiche tramite il QR code. Guarda Leo, questo è Dragstrip. Il suo alt mode è una race car. E se non sbaglio, questo si riferisce alla Tyrrell a sei ruote. Te la ricordi? Sei ruote, sì. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sì, ma la Tyrrell a sei ruote è del 77, tu sei del 2017, quindi ha esattamente 40 anni più di te. 40 anni, sono 40 anni, 40 anni. Comunque lui è un warrior e fa parte degli Stunticon. Gli Stunticon, è un Decepticon. Ma tu ti ricordi come sono nati gli Stunticon? Non ti ricordi, te lo dico io in un attimo. Tu ti ricordi che gli Autobot sono molto più forti via terra perché sono quasi tutte auto, mentre i Decepticons sono molto più forti via aria perché sono quasi tutti aerei. E allora cosa ha fatto Megatron? Nella puntata The Key for Vector Sigma è andato in giro a rubare delle auto per creare una nuova stirpe di Decepticons. E in questo caso cosa ha fatto? Ha mandato in giro Frenzy in una gara di Formula 1, o quello che sembrava una Formula 1, e ha rubato un'auto. Insieme a tante altre auto le ha portate su Cybertron e grazie a Vector Sigma, ovvero colui che era prima di tutto, ha dato loro anima e vita. Questo è quello che trovate nella scatola. Dragstrip e due armi, due pistole gemelle identiche che si possono unire tra loro, che questa è un po' la prerogativa di tutti i Legacy, avere queste armi modulari. Nel caso lui avesse due bersagli e volesse usare un grilletto solo, ecco che ha la sua bipistola e la può mettere qua. Lui è di un giallo che più giallo non si può e naturalmente riprende il più possibile e il meglio possibile visto finora i colori e le forme del cartone e del G1. Il G1, devo dire, il mio è un po' invecchiato, però è forse di un giallo un po' più verso l'arancione, ma è comunque molto bello. Adoro lo sculpt. La testa di Dragstrip è veramente stupenda. Vediamola anche a confronto con il cartone animato, ma devo dire veramente 10 lode. Dragstrip come una Formula 1, ma Dragstrip have
1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ruote per guidare. Devo dire che come kickback, uno splendido omaggio alla serie G1. Sono veramente contento di questi legacy, sono contento che stiano rifacendo questi mostri sacri della serie G1 e sono contento che le fonti siano rispettate. Grazie per aver seguito un altro video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettete un like, lasciate un commento per crescere insieme, ma senza mai diventare grandi. Cosa diciamo ai nostri amici di solito a quest'ora? To the next one.